Nel quarto capitolo del libro Le porte degli Elohim, che ho scritto insieme a Mauro Bignino, si affronta un tema che è quello della rugiada, che è tipico di come una valutazione, direi proprio multitasking, tra quelle informazioni che ci vengono fornite dall'Antico Testamento, quelle informazioni che vengono associate dalla letteratura e dalle informazioni extra bibliche con i trattati quali vari Midrash, soprattutto il libro dello Zohar e del Bahia, abbinata a una valutazione gematrica, cioè quella scienza che all'interno della Kabbalah si occupa della valutazione numerica in cui le singole lettere hanno, che compongono una parola, hanno una valutazione numerica, per cui parole o espressioni, valutando il valore numerico delle lettere che lo compongono, danno un numero, e numeri uguali in certi contesti hanno dei valori di abbinamento concettuale, teologico e etico, abbinato anche a quella che è l'eredità di certe conoscenze ebraiche, magari suffragate in qualche circostanza anche da subconoscenze di altre culture, tipico il caso della letteratura egizia, si sono proiettate, hanno dato degli esiti a distanza anche su conoscenze, diciamo, di tipo alchemico, che sono arrivate fino, diciamo, all'epoca del 1600-1700 della nostra epoca. Quindi vediamo che una serie di interazioni e di correlazioni reciproche ci consente di permeare interamente delle concezioni che apparentemente possono sembrare, a una lettura superficiale, del tutto eterogenee, slegate tra loro, quando invece sono ricche di connotazioni reciproche. Il tema della rugiada per gli ebrei era, diciamo, molto più importante di quello che potrebbe sembrare a prima vista e di quello che potrebbe sembrare anche nella conoscenza e nella cultura occidentale. Innanzitutto essi distinguevano tra due tipi di rugiada: una rugiada permanentemente terrestre, abbinata alle manifestazioni che vediamo anche noi, cioè questo trasudato in conseguenza della bassa temperatura e dell'umidità del terreno, che si dispone al sopra la superficie delle piante e che avviene nelle ore notturne, nelle prime ore del mattino, ed è evidente quando poi gli uomini vanno a controllare questi effetti nelle prime ore lucane, cioè dove c'è già la luce del sole, e notano questa trasudazione di acqua. Ebbene, per gli ebrei era suddiviso in due componenti: una rugiada permanentemente terrestre, con delle caratteristiche, delle manifestazioni tipiche della materialità del nostro pianeta, e una invece rugiada di tipo celeste, in cui, diciamo, si abbinavano tutta una serie di considerazioni, sia direi proprio a 360 gradi, da una fisiologia umana abbinata a quella dello Zerampin, cioè del volto del Messia, o della Ricampin, cioè il volto dell'Antico dei Giorni, alias il Creatore, abbinata a una neurofisiologia, abbinata a una collocazione astronomica celeste specifica, abbinata ancora ad una connotazione astronomica invece molto più definita e delineata. Quindi si vede proprio, l'intero capitolo è dedicato a questo argomento specifico ed risulta un po' il prototipo di altri studi analoghi che non sono stati fatti, ma che potrebbero delimitare in, diciamo, lavori futuri, in cui c'è una correlazione davvero multidisciplinare tra svariati tipi di testi. Nell'Antico Testamento la rugiada si trova per esempio nel versetto 3 del Salmo 110, che dice: negli ornamenti del santuario, inteso come cosa sacra, dall'utero del mattino, inteso talora come aurora. Però in talune circostanze esiste anche l'interpretazione possibile della
dall'oscurità, dall'utero dell'oscurità, e continua poi il versetto con a te la rugiada delle tue giovinezze. E già questo crea già un po' di curiosità e di stupore, perché abbinare la rugiada, che è un prodotto di una manifestazione di un fenomeno climatologico, al concetto di giovinezza, e noi sappiamo che la ricerca della giovinezza, il cosiddetto elisir di lunga vita, è stato un qualche cosa che in una tradizione alchemica molto tarda, e ne vedremo poi le testimonianze nel prosieguo della nostra conversazione, era uno dei cavalli di battaglia di ricerca appunto degli alchimisti, che è vero che apparentemente cercavano la pietra filosofale che trasformasse il piombo in oro, in realtà, e non solo, cercavano il cosiddetto elisir di lunga vita, cioè un qualche cosa che prolungasse i normali processi di senescenza e di invecchiamento delle cellule in particolare e del corpo in generale. Il termine usato per definire rugiada della giovinezza è appunto il termine tal, una singola parola determinata da due lettere, cioè la tet e la lamet, che ha un valore gematrico di 39. In realtà vedremo poi come questo valore gematrico, strutturato all'interno della Kabbalah, ha delle rilevanze abbastanza importanti. E poi viene abbinato al termine Yaludeteika, che appunto vuol dire giovinette. Un'altra situazione in cui viene citata il termine tal è passo di Isaia, il capitolo 26 e il versetto 19, dove un versetto abbastanza complesso per qualche difficoltà nella traduzione di certe parole, per cui non si trovano delle traduzioni univoche che possano aprire uno spiraglio di luce concreta sul significato di questo passo. E dice: vivranno i tuoi morti, i corpi miei si alzeranno, svegliatevi e rallegratevi abitanti della terra, come la rugiada delle luci è la tua rugiada. Quindi qui abbiamo di nuovo qualche cosa che correla il concetto di morte, di disfacimento, abbinato invece a un concetto di rugiada delle luci. E il termine qui usato, tal, sempre appunto rugiada, aorot in ebraico, appunto la valorizzazione del termine aor, luce, preso nella sua valenza femminile plurale con la desinenza ot per formare appunto aorot, starebbe a significare un qualche cosa che serve per fare o, diciamo, risorgere come fenomeno biofisico naturale, oppure auspicare che questo possa succedere e manifestarsi. Non a caso il vocabolario Brown Driver Briggs, quello più attualmente in uso dai ricercatori in inglese e in ebraico, ci fa segnalare che il termine aorot in questa accezione ha anche il valore di erbe, e quindi avrebbe anche il senso che la rugiada delle erbe è la rugiada. Questo è un qualche cosa che è correlato, diciamo, a un uso, diciamo, fenicio-cananeo, in cui la luce del sole, o quantomeno la luce in generale, sulla vegetazione aveva degli effetti di creare prosperità e creare una, diciamo, rigogliosa vegetazione, che quindi parlare di questa rugiada era parlare dello sviluppo di una vegetazione particolarmente attiva, verde, che potesse, diciamo, fare i compiti per cui la vegetazione era destinata, cioè fare ombra, creare ossigeno, fornire nutrimento. E d'altro canto questo ci rammenta anche quello che è un mio lavoro recentissimo che ho terminato, direi qualche giorno fa, ma della parte definitiva potrei anche dire qualche giorno, qualche ora fa, su quello che è il concetto che viene espresso dal termine ed ebraico, che vuol dire in pratica il concetto di nebbiolina mattutina, di nebbiolina, di brume, un po' come quelle che sono
diciamo, gli aspetti delle brughiere scozzesi o della pianura padana, in cui si alza una nebbiolina gonfia di vapore acqueo, di esalazione di vapore dal terreno e che ha un effetto di sostentamento e di creare lo sviluppo e mantenere lo sviluppo di una vegetazione rigogliosa. E questo episodio lo troviamo, per esempio, rimarcato in maniera significativa sull'inizio della creazione della Genesi, nel versetto 2-5, capitolo 2, versetto 5, e soprattutto nel capitolo 2, versetto 6. D'altro canto, ci segnala il vocabolario che anche il termine tal, come abbiamo detto, tradotto come rugiada, in qualche caso può essere abbinato al concetto di nebbiolina notturna, differenziandosi in questo senso dal termine ed, che invece è riferito a una nebbia di prima mattina, quindi cambierebbe qualche cosa dal tipo di punto di vista strutturale, ma comunque la sostanza resterebbe invariata. Ebbene, in questo caso abbiamo detto che viene abbinato il concetto a rugiada di luce. E quindi quando noi andiamo a verificare quelle che sono le caratteristiche di questo tipo di rugiada, noi vediamo che si riferisce a quello che abbiamo visto essere il suo valore gematrico, che appunto è dato dalla lettera Tet, che ha valore 9, e dalla lettera Lamed, che ha valore 30. Ebbene, gli studiosi ci dicono che il valore 39 ha una netta e precisa connessione in senso teologico, perché ci dicono che questo valore numero 39, che corrisponde al valore gematrico di tal rugiada, corrisponde al valore gematrico dell'espressione, della locuzione Yahweh Echad, cioè Yahweh è uno. E quindi questo farebbe pensare che ci sia una, già di prima battuta, una certa rilevanza di questa, diciamo, correlazione di tipo numerologico gematrico. Ma una correlazione con questa rugiada in una, diciamo, disposizione celeste era un qualche cosa che per gli ebrei era molto importante, perché, come ci dice Moshe Idel, che è uno studioso allievo di Gershom Scholem, ci fa presente che nel libro dello Zohar veniva detto che un rabbino ha visto il paradiso che sta di fronte a una cortina di ghiaccio terribile in alto e riferisce: lì si trova la rugiada di luce che scende dall'alto. Proprio usa il termine rugiada di luce, che era quella che avevamo visto presente nel passo di Isaia 26:19. E se noi sappiamo un attimo, sia dal Talmud che dallo Zohar, che cosa si intende per questa cortina di ghiaccio, noi vediamo che questa cortina di ghiaccio era una parte di quello che è il terzo cielo, al confine con il quarto cielo, dei sette cieli che costituivano questi strati concentrici che, secondo la cosmologia ebraica, avvolgevano la terra dall'alto in cieli successivi. E noi sappiamo che nella parte cosiddetta iniziale del terzo cielo era situato, guarda caso, il Gan Eden celeste, cioè quella che la tradizione ci dice essere una collocazione del paradiso celeste, contraltare del cielo di quello che era il più piccolo paradiso terrestre, secondo quel detto caro anche alla tradizione gnostica di come sopra così sotto. Quindi la parte del terzo cielo confinante con il quarto era appunto una cortina di ghiaccio. Quando noi vediamo però che il termine tal è stranamente, e per gli ebrei la stranezza in questo senso era assolutamente rilevante, che c'era una, diciamo, assonanza con il termine talet, che prende le stesse due lettere di prima, cioè la Tet e la Lamed, e ci aggiunge la Hei. Questa parola talet, quindi una rugiada con l'aggiunta della lettera Hei, è il nome che gli ebrei davano alla costellazione dell'Ariete,
E infatti tale vuol dire ariete. E se noi vediamo per esempio quella che è stata l'analisi che Oswald Wirth nelle sue correlazioni ebraiche dei tarocchi in generale, con una forte connotazione su quella che è la componente ebraica, noi sappiamo che alla lettera, diciamo ebraica, corrispondente alla costellazione dell'Ariete, appunto Taleh in ebraico, era contraddistinta appunto dalla lettera Hei. La lettera Hei è, valore gematrico 5, è strettamente correlata con l'umanità, con la forza, con l'energia vitale. E noi sappiamo che ci sono stati degli studi di alcuni ebraisti e di alcuni interessanti riferimenti a quello che era la tradizione sia gematrica in senso astronomico, noi vediamo che c'erano delle correlazioni in cui il livello più alto della consapevolezza che domina incontrastata era correlato appunto a questa luce divina, e questo era appunto una correlazione con quella che era l'andamento dell'Ariete stesso, perché ci viene detto successivamente che l'Ariete, appunto il termine Taleh, era abbinato a un concetto di un Ariete eternamente giovane, e Giuliana Viandelli ci dice che Tal, che significa rugiada, che appunto nell'ambito dei discorsi su una componente astronomica etica della costellazione dell'Ariete, appunto Tal, che significa rugiada, è il segreto dell'unità di Dio, quindi in senso gematrico, come abbiamo visto prima, per la comunione col numero 39, in ognuno dei tre ordini della creazione. E continua la ricercatrice, dice: la rugiada è il veicolo della vitalità segreta, tale rugiada indica che nel futuro Dio sarà percepibile direttamente. Ma uno studio altrettanto interessante su questa rugiada sempre come componente celeste abbinata a una neurofisiologia, potremmo dire, espressione di valori vibrazionali, di potenzialità molto più elevate dell'ambito umano, si abbraccia e si sposa con quello che è il concetto della Tala de Bdulka, cioè la rugiada di cristallo, in cui si sublima il concetto della rugiada della gioventù e quello della lunga vita, con quello che, secondo Nadav Crivelli, che è un importante studioso della materia ebraica, essendo ebreo anche lui, ci viene detto che questa rugiada, questo particolare tipo di rugiada, aveva delle forti similitudini con quello che è il concetto di liquor cefalorachidiano. E questo è un concetto molto interessante, perché noi sappiamo che all'interno del liquor cefalorachidiano, che sarebbe quel liquido posto all'esterno delle meningi che riveste la materia cerebrale, sia come midollo, sia come calotte craniche, si ritiene, e presumibilmente era anche vero, era ricco di una notevole quantità di neurotrasmettitori che potevano interferire positivamente da una parte sulla produzione, e adesso sentiremo quello che è l'opinione in questo senso di Crivelli, sia sulla, diciamo, trasmissione di questi neurotrasmettitori, per cui il concetto che per molto tempo è stato espressione di una funzionalità cerebrale, diciamo, di minore portata, cioè il concetto della locuzione di cervello bagnato come espressione di scarsa capacità cerebrale, invece avere un cervello bagnato, quindi ricco di neurotrasmettitori che possono attivare i processi di sinapsi interdendritica dei singoli neuroni, siano essi motori, particolarmente sensitivi, invece quelli di tipo cerebrale cognitivo, possono essere sviluppati in maniera elettiva da un coefficiente di mettitori presenti all'interno del liquor cefalorachidiano. Ebbene, Nada Crivelli ci dice che c'era la forte possibilità, secondo la tradizione, che questo liquor cefalorachidiano trasformasse la stabia morfa della ghiandola pineale, che è alla base della produzione dell'ormone della melatonina,
che ha un effetto estremamente importante, sia conosciuto dagli antichi, sia conosciuto logicamente dalla medicina moderna, come neuromodulatore, come regolatore del ritmo sonno-veglia e come, diciamo, modulatore di quello che è il senso della fame e quindi in un certo senso con interazione appunto sull'ipotalamo. Noi sappiamo che la melatonina, che ha una funzione di stadio di precursore, che quindi sarebbe in forma ancora inattivata, quindi avrebbe la possibilità, appunto, dicevano gli ebrei, come ci informa Nadav Crivelli, quella di trasformare il liquido cefalorachidiano, gli ormoni, cioè i cristalli della melatonina non ancora attiva, appunto in un qualche cosa di funzionale e pienamente attivo, tale da poter essere considerato già nell'antichità l'ormone della lunga vita. Questo perché, tra le varie altre cose, è stato studiato che riducendo il senso della fame ha la possibilità di trasmettere dei neurotrasmettitori, appunto, che attivino i processi di evitare l'ossidazione, quindi è una funzione di riduzione in senso chimico, che combattono l'ossidazione e quindi lo sfilacciamento dei cromosomi in generale e il processo di invecchiamento. Quindi tutte queste informazioni che la neurofisiologia moderna ha assunto attraverso anni di ricerche, evidentemente, seppure non in forma così precisa, erano state già conosciute all'epoca. Ma se noi vediamo anche altre informazioni che ci possono venire in questo senso, noi vediamo come sempre il concetto di quella che è il concetto della rugiada si possa abbinare anche ad altri tipi di valutazioni e di informazioni. E quindi abbiamo detto appunto la correlazione, dicevamo, con la costellazione dell'Ariete, cioè Thales, in cui abbiamo detto potrebbe essere, diciamo, scissa nella rugiada dell'umanità, cioè Tal rugiada e la Hei l'umanità, e quindi il valore della rugiada correlata all'uomo diventa espressione appunto di Thales, cioè della costellazione dell'Ariete stesso. Questa costellazione sicuramente aveva delle rilevanze particolari, già questo ne abbiamo parlato nelle precedenti trasmissioni, e questa manifestazione pratica che a volte aveva il Tal, come abbiamo visto, di non solo di rugiada ma anche di nebbiolina, di bruma notturna, quindi alla base di piccole formazioni cotonose, delle prenuvole, trova delle incredibili e inaspettate ripercussioni su quelle che sono le raffigurazioni rinascimentali della costellazione dell'Ariete nella parte prospiciente verso il Toro. E noi abbiamo già visto nelle precedenti puntate di queste nostre, diciamo, interviste divulgative, come questa era una zona di cielo particolarmente importante e significativa per gli ebrei.